a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di CSGO Overwatch. Il mio nome è come sempre qui tuo nome è IT e quest'oggi ragazzi siamo tutti qui riuniti per guardare un'altra prova e acchiappare possibilmente un altro cheater senza mangiarci le parole perché è un problema. Ok ragazzi, ci siamo e vediamo un po' come va. Il nostro sospettato è pronto. Siamo 8-1 per il suo team, lui attualmente 19-4 col 36% di HS. Sta guardando. Ok. Dai però. Dai, erano fermi. Non puoi fare così. Cioè, ha fatto anche la finta. Tipo la pantera rosa. Guardalo. Guardalo. Porco il cazzo, però. Sei fortissimo allora, guarda. Sei proprio forte. Cioè, perché non. Non credo che il 90% del tempo abbia mirato il muro in tutto quel round. Cioè, guardate come rusha quest'uomo. Guardate come rusha convinto di se stesso. Cioè mi chiedo, perché usarli così spudoratamente i cheat? Cioè cosa ti passa nella testa per usarli così spudoratamente? Gesù. L'ha visto passare, attenzione, sa che ce n'è uno lì sotto, sta già mirando e e infatti gli avversari non stanno neanche più giocando perché stanno fermi in base, perché tanto è palese. Cioè, guardate là. Lo schifo, veramente, lo schifo. Lo schifo incredibile, P90 e Wallach, tutto assieme. Guarda, guarda come lo guarda mentre sta. Guarda, si sta anche divertendo lui probabilmente, Negev. Cioè è troppo palese, raga. Cioè guardatelo. Guardatelo, è troppo palese. Cioè, ma non ha paura di perdere l'account. Questo è evidentemente un account nuovo, comprato da poco, e i suoi amici probabilmente ne sono a conoscenza, perché ho visto un Negev, quindi non credo che sia almeno con un'altra persona che praticamente si stanno divertendo a trollare, perché sanno tanto di vincere perché c'è questo col Wallach. Guardalo, guardalo. Guardalo. L'ha seguito per tutta la mappa. Tutta la mappa. Cioè almeno, cazzo, dai, un po' meno palese, su. Fai bravo. Adesso che anche gli altri due suoi amici. Un altro adesso con il Negev. Questi sono tutti, lo sanno. Questi lo sanno che sta cittando male. E stanno prendendo il Negev per. Probabilmente sta cittando anche loro, Cioè guarda, guarda! Ma dai! Cioè, questi sono 20 euro buttati. 15 euro in realtà di CS. Buttati. Totalmente buttati. Perché se giochi così è ovvio che tipo tempo 3 giorni vieni bannato. Ma proprio è palese la cosa. Cazzo te lo compri a fare il gioco se non ci vuoi giocare almeno un paio di giorni. Cioè questo in 2 ore viene bannato. Questo probabilmente è già bannato. Sta gente. Questi sono quelli che pensano che magari hanno perso il rank durante il la modifica del ranking e adesso pensano di poter risalire la china. Guarda, nella smoke proprio. Guardalo. Cioè senza vergogna. Senza vergogna alcuna. Che pezzo di merda. Cioè veramente ragazzi, gente così, cioè, dovrebbe essere uccisa. Cioè, tua mamma avrebbe dovuto abortire. Perché è evidente che, evidentemente i suoi genitori non lo sanno, non l'hanno saputo educare. In generale. Cioè, non l'hanno saputo educare al buon senso e all'essere gentile con le altre persone. Che è palese. Cioè, una cosa, questo è rispetto, è questione di rispetto, è questione di
anche rispettare un po' se stessi. Cioè, come fai a rispettarti? Gesù. E la cosa bella è che i suoi compagni non stanno facendo nulla per evitare la cosa. Ed è ovvio che sarà scoppiato un casino in chat, eccetera, eccetera, con la gente che si insulta. No, ma i suoi compagni sono ancora peggio. Perché se i suoi compagni non stanno cittando, o se stanno cittando, ok, ma se non stanno cittando e sanno che lui citta e non stanno facendo niente per cercare di evitare questa cosa, cioè sono forse peggio di questo uomo. Questo bimbo potrebbe anche avere 30 anni, ma sempre di bimbo si tratta. Guardatelo! Cioè, c'è il muro, cioè non lo capisci che c'è il muro? Cioè, è riuscito a coltellare uno degli altri. Ragazzi, ne abbiamo beccato un altro. Abbiamo beccato un altro stronzo. Cioè, sul serio, andrebbe abortita questa gente. Cioè, se non riesci a fare il genitore, non riesci a istruire tuo figlio, a educare tuo figlio per come si sta al mondo, se devi viziarlo, renderlo un viziato di merda che usa i cheat per portarsi sopra gli altri, perché non pensa a nessuno se non a se stesso e al suo divertimento, allora non fare figli. Cioè, evita di mettere il tuo genoma nel pool del genoma umano mondiale, no? Se non ne sei capace, così almeno avanziamo come razza, proprio come esseri umani. Boh. Comunque, credo che qui la decisione sia unanime. Infatti, non lo so, tipo One Punch Man. Sono un cretino, mi dispiace. Comunque, la decisione è unanime, ragazzi. Mandiamo il verdetto. Il mio nome, come sempre, qui Tono Wait. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Più che altro una discussione sul perché la gente citta o meno, magari, perché... Cioè, discutere su se cittava o no mi sembra abbastanza stupido. Ciao a tutti.